Rieccoci, tornati in diretta. Si è chiusa ieri in Cina l'edizione dei mondiali di nuoto in vasca corta, un'edizione che, come al solito, è stata più che positiva per i colori azzurri. Tempo quindi di tracciare un bilancio, come di consueto, con il direttore di Swim Beats, Cristian Zicche. Ciao direttore, buon acqua e ben ritrovato. Buonasera, buonacqua a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Allora, direttore, ogni tanto un po' di fortuna ci vuole, diciamo così. Ma tu la chiami fortuna, lei la divina, che per chi non lo sapesse, ma penso lo sappiano tutti quanti, si chiama Federica Pellegrini, si chiama Bip Culo. Ma Esatto. io non credo, scusami, io non credo esista il culo nel nuoto. Esiste il fatto che se tu parti prima o tocchi male o cambi male, vieni squalificato. Punto. L'Italia ha meritato un bronzo, anche se mi dicono da amici da Melbourne che gli australiani se la sono un po' presa, dicono che insomma la medaglia era loro, vabbè, le solite cose, un po' come nel calcio, se ne riparla, ma intanto abbiamo fatto sorridere la Pellegrini. Ecco, direttore, per chi ovviamente non avesse seguito quanto accaduto ieri in Cina, raccontiamo brevemente di cosa stiamo parlando, della staffetta, del bronzo, della squalifica e via dicendo. Beh, sì, del bronzo della staffetta, la staffetta 4x100 mista, non ci credevamo molto. Poi la Pellegrini, ti ricordi, ha avuto una settimana un po' di alti e bassi, quarto posto nella sua gara, i famosi 200 metri stile libero, poi il giorno dopo ha fatto i 100, non si è qualificata, se l'è presa con una televisione, con Eurosport, insomma c'era un po' di tensione e ieri un po' è andato via così tutto liscio e lei, come abbiamo detto, ha sorriso finalmente e oggi, tanto per considerare che la Pellegrini è il volto di questa nazionale, c'è poco da fare, eh? E io mi domando cosa succederà quando la Pellegrini smetterà, perché tutti quanti i giornali, o quasi tutti, ho visto anche le televisioni, hanno ben titolato sulle 50 medaglie di Sì. carriera, perché questa faceva conto tondo, 50 medaglie di carriera. Io penso e spero per la Pellegrini che non sia finita qui, che qualcun'altra magari a sorpresa arrivi, magari il prossimo mondiale, magari la prossima Olimpiade. Chi lo sa? Senti, direttore, ma che giudizio possiamo dare di questa spedizione azzurra in Cina? È mancato forse l'acuto, ma lo stato di salute resta comunque positivo, così poi come la spedizione, no? Il bilancio del medagliere. Ma il bilancio medagliere parla chiaro, 7 medaglie, se uno va a fare il paragone col precedente mondiale, quello di Windsor, vede che sono 7-7, quindi abbiamo pareggiato. Io a inizio mondiale mi ero sbilanciato in una valutazione che andava intorno alle 10 medaglie. Beh, qualcuno non le ha portate, qualcuno è arrivato al quarto posto, anzi abbiamo avuto parecchi quarti posti, le famose medaglie di Verissimo. legno. Non abbiamo avuto il piacere di sentire il nostro inno con l'inno nazionale e con la medaglia d'oro, evidentemente ci aspettavamo Paltrinieri, però guarda, l'immagine di questo mondiale, ci ho ragionato proprio questa mattina, sta tutta in quel gesto forte, anche se vogliamo, di Paltrinieri che arriva secondo nei 1500 stile libero, prende la cuffia, anzi getta la cuffia con la potenza di un pallanuotista fuori. Cioè, si capisce da lì, dalla rabbia, hai capito? Certo, Che certo. non basta l'argento, ci voleva qualcosa di più. Io penso che sia l'immagine Paltrinieri di questa nazionale. Si può fare ancora molto meglio. Senti, direttore, proprio su Paltrinieri volevo un attimo interrogarti. A cosa è dovuto secondo te il suo secondo posto? Il russo Romanchuk è veramente più forte? La distanza corta forse non è la più congeniale per lo stile dell'azzurro? O forse la preparazione ancora non era arrivata al top di Greg? Ma guarda, ce ne sono tante, possono essere le risposte tecniche. La prima, allora, consideriamo il fatto che Gregorio Paltrinieri ha condotto 3 quarti di gara in testa, anzi diciamo fino agli ultimi 50 metri, e con l'asticella che andava molto molto sotto il suo record del mondo. E poi il record del mondo appunto è suo. Gregorio Paltrinieri si è trovato un avversario tosto. È un avversario che poi, peraltro, nella vasca corta sfrutta meglio alcuni particolari tecnici. E questi particolari tecnici sono ovviamente le virate e le spinte e le subacquee. E sai, quando tu spingi bene riesci a recuperare molto di più, perché basta che ti allunghi, fai come un siluro, come un delfino e recuperi energia spinta. Oltre che Romanchuk, che ricordavo ieri a Max Cannaliere,
è un atleta ucraino che molto si è allenato qui da noi in Italia, guarda caso si è allenato a Open Centro Federale e in qualche maniera ha costruito un abito su misura su Paltrinieri, gli ha preso le misure, è chiaro? È chiaro, chiarissimo. Però d'altro canto noi siamo convinti e sicuri, ne ho parlato con Stefano Morini, il tecnico di Paltrinieri e con tanti altri della nazionale, siamo convinti, sono convinti loro, ma lo sono anche io, che in vasca lunga questo gap all'ultima bracciata, come è successo ieri, questi due secondi di differenza che poi hanno fatto negli ultimi 50 metri la differenza per loro, verrà certamente recuperato nella vasca lunga, che poi è la vasca importante, perché ricordiamo ai radioascoltatori che il mondiale prossimo e soprattutto l'Olimpiade si fa in vasca lunga da 50 metri. Ecco, direttore, è più forte questo russo o il coreano, diciamo, che è stato l'ultimo grande avversario del nostro Greg? Ma c'era l'ultimo grande avversario del nostro Greg, è stato il cinese. Il cinese, sì, scusami, che è coreano, scusami. Ma il cinese che poi non si è capito, perché il cinese a un certo punto è scomparso, poi sì, è riapparso. Noi pensavamo questo Sun, che poi è veramente uno da... Se tu lo guardi, dotato di una fisicità pazzesca, di un piede enorme, è un cinese tra virgolette atipico, perché poi i cinesi sono anche strutturati, alcuni cinesi, molti cinesi dello sport sono molto alti, molto, molto, molto fisicati, è scomparso ed è riapparso solo nella 4x2. Non so se avrà il tempo, sai, perché poi in Cina capire come si allenano, quanto si allenano, dove si allenano, è un po' difficile a saperlo. Questo signore peraltro era passato dall'Australia, per un certo punto lo hanno mandato via, non so bene se è andato via lui o lo hanno mandato, ma insomma non era ospite gradito e quindi è ritornato in Cina, quindi da adesso in poi non si sa se magari la prossima Olimpiade sarà della portata, però non penso sarà un problema, almeno potrebbe non esserlo. Io mi concentrerei più in Europa, perché i 1500 in questo momento hanno una targa europea molto chiara, che sono quella di Romanchuk, di Paltrinieri ovviamente, e di Christiansen, questo danese che è arrivato terzo, e magari in futuro ci potrebbe anche essere Joly, che è un altro per al francese, che è un altro che si è allenato a Ostia. Ma tanto per dire che noi siamo capo di mondi qui a Roma, a Ostia, certo. Natatorio. Senti direttore, per chiudere, un nome, la rivelazione azzurra di questi mondiali, secondo te? Ma la rivelazione azzurra, guarda, per me è stata la fidanzata di Scozzoli, la Marraro, perché oggettivamente io personalmente non avrei mai puntato su una fiche su di lei per una medaglia, invece è uscita una medaglia molto 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 interessante, che ha bilanciato peraltro in parte la delusione di alcuni, tipo la Panziera, Margherita Panziera, che io mi aspettavo fosse il, come dire, la protagonista al femminile, sì. E così è stato. Benissimo, allora direttore, noi ti ringraziamo ovviamente per gli aggiornamenti durante tutta questa settimana mondiale relativa ai mondiali di vasca corta in Cina. Dimmi. Perché della mia redazione, che sono precisissimi, Francesco Moscarella mi ha detto che ha detto Marraro, Carraro. No, Carraro. Carraro, no? Poi succede un fatto diplomatico, bisogna essere precisi. Chiedo venia. Ratificato subito, non ti preoccupare. Ratificato subito. Vedi come sono tutti quanti belli attenti. Bene, 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 li vogliamo così. Direttore Cristian Zicca, noi ti ringraziamo ovviamente, resteremo in contatto per tutti i prossimi appuntamenti natatori, azzurri e non. Ti auguriamo buona serata e buon'acqua. Buon'acqua a voi e alla prossima.